La popolazione aquilana si riunì anche settimanalmente in uno spazio chiamato Piazza 332 per organizzare quello che chiamavamo la ricostruzione sociale oltre che materiale. Ci fu un periodo di forte fermento associativo. Uno di questi esempi potrebbe essere Radio Stella 180, che è una radio sulla salute mentale per persone che soffrono, che hanno sofferto di problematiche di salute mentale, che è nata, in questo caso quella dell'Aquila, è nata poco dopo il terremoto. Una persona, Pierluigi, mi disse, io mi sono stufato della gente che parla di me, voglio dire la mia. Io sono un abitante del centro storico e quindi anche io sono fuori di casa, sono ancora fuori di casa e l'esigenza che abbiamo sentito nel giro di pochi mesi come cittadini abitanti del centro storico è stata quella di capire cosa si voleva fare di questo centro storico che era zona rossa, era totalmente inaccessibile, perché non si facessero le messe in sicurezza, perché tutto fosse così lento. E noi abbiamo cercato con un comitato di cittadini, denominato Concentrico, di fare un'attività di stimolo soprattutto, ecco, e di monitoraggio di quello che si stava facendo per il centro storico. Io provengo dal mondo degli scout, quindi mi sono subito adoperato per aiutare le persone che avevano perso casa e quindi mi metto in movimento per vedere con il gruppo cosa potevamo fare, soprattutto per aiutare i ragazzi, i giovani. Poi, grazie anche all'intervento di due psicologhe dell'Ares, ci ritrovavamo la sera nella segreteria del CUS per farci venire fuori tutto quello che erano le esperienze, le emozioni vissute in quei giorni. E da questi incontri nasce quindi l'associazione Io Non Crollo, questo grido, diciamo, da parte dei giovani di Camerino che volevano restare a Camerino e volevano aiutare e rendersi partecipi di quello che poteva essere l'emergenza e le attività emergenziali del post-sisma. Emergenze con i cittadini è meglio, è stato il titolo di un evento che abbiamo proposto, significa coinvolgere le associazioni, tantissime sui territori, il singolo cittadino, le strutture più organizzate, che so, i sindacati, tutto questo rende più efficace l'azione, consente di mettere in opera tutte le energie disponibili, tutti coloro che possono contribuire veramente a far meglio e ad aiutare chi ne ha bisogno.